Oggi affrontiamo un argomento riguardante gli eventi avversi dei vaccini anti-Covid-19 utilizzati in Italia. L'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha pubblicato la settimana scorsa, agli inizi di febbraio, un report sui primi dati post-marketing, cioè una valutazione dopo la messa in commercio e l'utilizzo iniziale sugli eventi avversi dei vaccini anti-Covid attualmente distribuiti in Italia. Come sappiamo tutti, si fa riferimento ai vaccini Pfizer e Moderna, dal nome delle aziende che li hanno prodotti e commercializzati. Ricordiamo che questi due vaccini sono ad RNA messaggero. Cosa significa? Vuol dire che il preparato contiene una molecola denominata RNA messaggero con le istruzioni perché il nostro organismo produca una proteina presente sul coronavirus 19, la tanto famosa proteina spike, cioè lo spunzone, che è una delle chiavi che il virus usa per aprirsi la porta ed infettarci. Per cui il vaccino non contiene il virus e non provoca la malattia, ma provoca la produzione di questa proteina e come conseguenza dentro di noi abbiamo una reazione immunitaria con formazione di anticorpi contro questa proteina, di modo che qualora si venisse a contatto con il virus patogeno si possa avere una buona difesa per combatterlo e o non contrarre la malattia o contrarla in maniera lieve. Per quanto riguarda gli eventi avversi, l'AIFA, in questo suo report, riporta su oltre 1,5 milioni di dosi somministrate di entrambi i vaccini circa 8.000 casi di segnalazioni di eventi non gravi, quali dolore nel punto di inoculazione, febbre, debolezza e dolori muscolari. Differenziando i due vaccini, troviamo poi, sempre nell'ambito di disturbi non gravi, cefalea, vertigine e disturbi del gusto con il vaccino Pfizer e nausea e dolori addominali con quello Moderna. Sappiamo che entrambi i vaccini necessitano di due somministrazioni a distanza di giorni e gli effetti collaterali riportati si sono verificati nell'85% dei casi il giorno stesso o quello successivo la seconda somministrazione. Sempre AIFA ci segnala un 7,6% di cosiddette reazioni gravi per le quali è attualmente in corso di valutazione il nesso causale con i vaccini. In ogni modo, in quest'ambito, 3 casi su 4 non hanno richiesto l'ospedalizzazione. Nel periodo di farmacovigilanza operato da AIFA sono stati segnalati anche 13 decessi avvenuti nelle ore successive alla vaccinazione, che, da un'attenta analisi, non sono risultati essere correlati alla vaccinazione, ma attribuibili alle precarie condizioni di salute di base della persona vaccinata. Per cui attualmente, ma l'AIFA ci precisa che farà un report mensile per tutto il periodo vaccinale italiano, si può attribuire a questi due vaccini a RNM messaggero in uso da noi un buon profilo di sicurezza. Alla prossima!